Affiliamo le armi. Ci serviranno. Ciao mondo! Sapete cosa c'è di bello negli alieni? Che non sono affatto alieni. Se ci pensate bene, ogni creatura extraterrestre, per quanto bizzarra possa essere fisicamente o culturalmente, non è altro che l'enfatizzazione di uno o più aspetti della personalità umana. I Predator rappresentano l'istinto animale del cacciatore, l'atavico desiderio di primeggiare e dominare. I Vulcaniani, al contrario, rappresentano il lato razionale dell'essere umano, quello logico, analitico che sa valutare e decidere. E.T. rappresenta il bambino che c'è in ognuno di noi, amichevole, curioso, ma anche impaurito, che desidera soltanto tornare a casa. Gli Ewok, invece... Gli Ewok rappresentano quella parte della personalità umana che meriterebbe di essere estirpata, seviziata, trucidata e annichilita! E poi c'è gente che si scaglia contro George Lucas perché col teschio di cristallo ha rovinato la saga di Indiana Jones. Ma questo è vero. Sì, lo è. E poi c'è gente che si scaglia contro George Lucas perché con la nuova trilogia ha rovinato la saga di Guerre Stellari. No. La rovina di Guerre Stellari sono state quelle sacche di pelo che meriterebbero lo sterminio totale su scala galattica. Gli Ewok sono degli orsi pelosi che si esprimono a versi. Ora, se in Guerre Stellari vuoi fare l'orso peloso che si esprime a versi, fai uno Wookiee e nessuno avrà nulla da ridire. Non fare coccolino concentrato con ammorbidente. Sono una civiltà retrograda, culturalmente e tecnologicamente arretrata, che a malapena padroneggia l'arte del fuoco e della ruota. E nonostante questo riescono ad avere la meglio sulle forze imperiali, che invece padroneggiano l'arte di far esplodere i pianeti. Questo ha costituito un grave precedente, perché dopo il ritorno dello Jedi, quante volte ci è toccato vedere un drappello di imbecilli, un drappello di valorosi eroi sconfiggere un nemico potentissimo e cattivissimo, equipaggiato con astronavi e raggi della morte, gettandosi all'attacco armato con poco più di lance e bastoni, qualche arma bianca e, se proprio ci va di lusso, un paio di pistolette. A pensarci bene, non so se il primo caso sia stato proprio il ritorno dello Jedi. Ma questo non è una scusa. Ora, prima che il mio pubblico femminile, ebbene sì, io ho un vasto pubblico femminile, mi accusi di essere un insensibile incapace di commuoversi dinanzi a cotali creature tanto tenere e pucciccios. Vorrei far notare che stiamo parlando di creature tanto tenere e pucicciose quanto sessiste, che tengono la donna in uno stato di inferiorità e sudditanza. Vi ricordate quali sono state le prime parole che un Ewok ha rivolto a una semi-incosciente principessa Leila? Ciuccia. Risentiamolo? Ciuccia. Gli Ewok sono una cultura intrinsecamente maschilista. Sì, ma tu rimani comunque una persona insensibile e incapace di commuoversi. Sì, lo sono. Tuttavia, riconosco che qualcosa di positivo gli Ewok ce l'hanno. Muoiono. E questo è molto positivo. E non hanno mai avuto un film tutto loro. In a galaxy far, far away, a brother and sister search for their missing parents. How are we gonna find them? We will, don't worry. 1984. Esce per il mercato home video Caravan of Courage, an Ewok Adventure. Qualche tempo prima della battaglia di Endor, il vascello di un'allegra famigliola in vacanza si schianta sulla sua luna. Mamma e papà cercano i figli dispersi, ma si imbattono in un... troll? I pargoli non sono così fortunati e vengono recuperati da un Ewok in deltaplano. I bambini sono un idiota dal grilletto facile e una bimba i cui riccioli sembrano usciti da un film anni 80. Sì, lo so! Maledetto precisino della fungia. Insopportabile proprio come un Ewok. Grilletto Facile e i teneri orsetti del cuore vanno nella foresta a raccogliere delle radici per curare la sorella con delle pozioni e preparati naturopati. In segno di gratitudine, la bimba insegna a parlare agli Ewok. I fratelli decidono di andare a cercare i genitori. Da soli. Di notte. Meritandosi in pieno di essere aggrediti da un topo gigante. Grilletto Facile,
dopo essere stato umiliato dagli Ewok che abbattono la creatura con lance e cerbottane, trova sul cadavere della bestia un bracciale appartenente ai genitori. Usando una trottola magica, lo sciamano del villaggio scopre che i genitori sono tenuti prigionieri dal padrone del mostrazzo, il Gorax. Il troll visto all'inizio del film. Sì, una trottola magica. Gli orsetti Trudy e i bimbetti sono pronti per partire e lo sciamano dona al party degli oggetti che saranno sicuramente utili nel corso dell'avventura. Tipo una candela, una clava e delle ali posticce. Grilletto Facile non è molto soddisfatto per aver ricevuto un ciotolo. Altri due oggetti vengono consegnati loro per gli Ewok che incontreranno più avanti. Sì, lo sciamano a quanto pare è anche un veggente. Infatti si imbattono subito in un boscaiolo ubriaco e in un mago sacerdote che non hanno nulla di meglio da fare che unirsi a loro. Ciao, vuoi partire con noi per una meta pericolosissima dove compiere un'impresa impossibile e andare incontro a morte certa? Sicuro, mi sembra un'ottima idea! Nel corso del suo viaggio all'armata Brancaleone succedono una serie di disavventure, dalle quali però esce sempre vincitrice grazie all'ausilio di qualche trucco magico. Sul serio? Magico. Non sto parlando dei poteri della forza come la telecinesi, fulmini o condividete questo video. No, no, qua c'è la magica bula, gli incantesimi, i sortilegi, le stregonerie. Gente che, per magia, sparisce toccando uno specchio d'acqua rimanendo imprigionata al suo interno. Fatine che, per magia, vengono risucchiate da una candela. Sassi che, per magia, si muovono da soli per indicare la direzione. Staffe che, per magia, ipnotizzano ragni giganti. Staffe che, per magia, spaccano stallatiti. La magica bula. In Guerre Stellari, poi. Dopo mille peripezie e il manipolo di mentecatti, il manipolo di eroe riesce a sconfiggere il Gorax e a trarre in salvo i genitori, regalandoci scene quali la gabbietta degli uccelli usata come prigione e i numeri da circo per raggiungerla. O l'epico scontro tra il Gorax da una parte e il tagliabosco ubriaco e una fatina dall'altra. O lo sgambetto con la fune fatto al Gorax, che comunque ha avuto un esito migliore di quando gli Ewok hanno provato a fare lo stesso numero con un camminatore imperiale. Mi aspettavo solo di vederli rubare un'arpa magica e scendere giù da una pianta di fagioli per sfuggire dal perfido gigante. Per carità, ci sta che il Gorax in realtà sia un orco cattivo. Alla fine, oh, è un alieno. È anche giusto che un essere di un altro mondo sia un po' strano. Anzi, sarebbe stato bizzarro se fossero apparse delle creature prettamente terrestri. Tipo dei cavalli, o dei lama, o dei topolini, o dei suricata, o delle lucertole, o dei gufi, o dei conigli, o delle caprette. Perché sulla luna boscosa di Endor non ci sono mandri di Rancor che devastano i villaggi Ewok? Se lo meriterebbero! No, anzi, quegli odiosi, fetidi e insopportabili orsetti si meriterebbero di essere sgozzati nella culla e di essere dati in pasto a un Sarlacc! Però, nel film c'è anche qualcosa di positivo. Il boscaiolo crepa sepolto da un cumulo di macigni. Yuhuu! Meno male che gli Ewok crepano. Un'altra cosa positiva è che da questo film non hanno mai tratto un seguito. From the creator of Star Wars comes a dazzling adventure, a timeless fable of courage and conflict, of bravery, innocence and unspeakable evil. Featuring... No! Cosa si può dire del seguito? Ecco, appunto. In realtà, il film non inizia per niente male. L'allegra famigliola del primo episodio schiatta. Gli sgherri del signore del male di turno assaltano il villaggio Ewok, sterminando mamma, papà, Grilletto Facile e una miriade di inutili orsacchiotti. Le premesse sono ottime. Solo Riccioli d'Oro riesce a fuggire. Anzi no, viene catturata dalla strega nera di Fantaghiro. Anzi no, scappa assieme a Teddy Ruxpin. Anzi no, la inseguono. Anzi no, si salva. Anzi no, viene rapita da un pterodattilo. Anzi no, Teddy Ruxpin la salva volando su un deltaplano. Peccato. I due vagano senza meta nel boschetto della mia e della tua fantasia, quando ecco che un piccolo amico si avvicina. Non si tratta di un Ewok, ma di un bradipo iperveloce. Il bradipo li conduce dal suo padrone, Noah, un vecchio misantropo che prima li caccia,
Poi cambia idea e li assume in nero come manodopera minorile sottopagata. Nel mentre Terak, il signore del male che ha orchestrato l'attacco iniziale, dà prova di tutta la sua idiozia. Ha rubato una cella energetica dall'astronave riparata degli umani e ordina alla sua strega di usarla per dargli il potere! Nessuno dica a Palpatine che qualcuno vuole fargli le scarpe. Grimilde, per salvarsi il collo, dice che quell'artefatto è troppo misterioso e che i suoi poteri fanno cilecca. Ma la bambina sopravvissuta sa sicuramente come va usato correttamente. Noah, invece, sta costruendo un'arca e sta riparando l'astronave con cui è giunto sul pianeta. Presumo rifacendo lo scafo in legno. E l'ultimo pezzo che gli manca è, guarda caso, proprio una cella energetica. Riccioli d'oro viene rapita, ma i suoi amici corrono a salvarla. Quando Terak capisce che la bambina non può fare nulla per dargli il potere, minaccia di morte lei, gli Ewok che ha catturato e già che c'è anche la strega. Un fine stratega. La bambina e gli altri Ewok vengono liberati, la strega di corte no. Vengono scoperti e sterminati senza pietà. Fine del film. Magari. Scappano con la cella energetica. Tutti si gettano al loro inseguimento, ma gli Ewok preparano una fiera resistenza. E stiamo parlando di guerrieri Ewok. Sappiamo benissimo cosa hanno fatto agli Stormtrooper imperiali. I sistemi dell'astronave tornano in vita, i cattivi sono messi in fuga, Noah e Riccioli d'oro possono finalmente lasciare il pianeta. Ma perché ho guardato questi film? Ci sono tanti film che ancora non ho visto e che invece dovrei vedere. Film di Fellini, Monicelli, Kurosawa. Avrei potuto farmi una cultura cinematografica! Avrei potuto fare qualcosa di utile per la mia vita. Leggermi un libro, cercarmi una ragazza, imparare finalmente la tabellina del 4. Comunque questo film è migliore del primo. Se non altro, non c'è la magica bula. A parte l'anello della strega che la trasforma in corvo e in una ninfa dei boschi. E che alla fine consuma Terak avviluppandolo in un'energia mistica. Beh, sì, la strega era davvero una strega. E alla fine rimane imprigionata nel corpo di un corvo. Ecco, questi erano i due film degli Ewok. Non ne hanno fatti altri, possiamo tirare un sospiro di sollievo. Meno male che non hanno fatto la serie animata. La serie animata degli Ewok è stata trasmessa tra il 1985 e il 1986 ed è ambientata all'inferno! Non intendo mettermi a parlare del cartone animato degli Ewok! Che poi, voglio dire, non può essere molto diverso dal cartone animato degli Orsetti Gumi. Sono uguali. Sono anche andati in onda lo stesso anno? Sì, gli Ewok sono venuti prima, però alla fine non sono altro che gli Orsetti Gumi in versione aliena. Pertanto così George Lucas poteva fare anche la versione aliena di Pippo. Ok, pessimo esempio. Volevo dire, pertanto così George Lucas poteva fare anche la versione aliena di Paperino. Vai, vai! Howard il Papero. Era un fumetto Marvel, sapete? Beh, almeno gli Ewok non hanno avuto un fumetto! Voglio comandare una flotta di Star Destroyer, fare rotta su Endor, scodellare sulla sua luna una nidiata di xenofagi e assistere all'epurazione dei pulciosi da parte degli alieni. Per poi ripartire alla volta di Pandora. Sugli Ewok ho chiuso. Ma se dopo tutto questo pensate che non possa esserci nulla di peggio, vi sbagliate di grosso. Il peggio deve ancora arrivare.